Fabio. Eccoci qua. Angela, tu lo conoscevi il pan tramvai? Il pan? Sì, lo conoscevo. Che lo conoscevo. Sulla, perché lei va bene napoletana, però molti, e poi è giovane, però insomma, si usava questo pane sulla Milano-Monza, mi ha spiegato. Sì, esatto. Dove ci si mettevano, Monza-Milano, adesso Milano-Monza è un fulmine, no? Ma esatto. Allora ci mettevano tante ore e allora si faceva lo spuntino. Esatto, ci si mettevano anche due o tre ore, perché allora innanzitutto partiamo con l'impasto, poi ti spiego un po' la storia. Allora, 500 grammi di farina tipo zero, per questo impasto io consiglio una farina abbastanza forte, proprio perché la quantità di uvetta e di burro è molto alta, è un po' anche chiamato il panettone dei poveri, pan tramvai, proprio per la sua caratteristica di avere grasso, burro e uvetta. È perché doveva sostentare. Esatto, ecco. Quindi 500 grammi di farina forte che abbia almeno 14 grammi di proteine. L'acqua sono 280 grammi, io ne metto circa 250 e ne avanzo un pochina dopo per il sale, e il lievito madre sono 200 grammi. Allora, lievito madre che possiamo utilizzare non rinfrescato. Cosa significa? Che è stato rinfrescato da almeno 2 giorni. Spesso mi chiedono... Acido. Bravissima. Perché? Per contrastare la grande dolcezza poi dell'uvetta. Tanti mi chiedono, il lievito madre, tante volte non riesco a rinfrescarlo tutti i giorni, che cosa ci faccio? Allora facciamo queste tipologie di pani qua. Dei panfrutti o comunque dei pani con della frutta secca o in questo caso con l'uvetta. Si perché può anche usare naturalmente, come sempre, al posto del lievito madre, il lievito di birra. Ecco, anche questo è molto importante. Se per questa ricetta vogliamo usare il lievito di birra, siccome sono ricette al limite, perché abbiamo veramente più del 50% di farcitura, in questo caso l'uvetta, metteremo 8 grammi di lievito fresco di birra, però aumenteremo l'acqua di circa 60-70 grammi. Perfetto. Quindi andiamo, anziché a 280 di acqua, andiamo circa 300-350, perché naturalmente il lievito madre in questo caso è liquido. Quindi andiamo ad impastare, vedi che io parto con un impasto abbastanza solido proprio perché lo voglio solido, perché poi a questo punto io vado ad aggiungere poi il burro. Allora, prima il sale, che sono 22 grammi, tutta l'acqua, bravissima, vedi? Andiamo a impastare e qui andiamo con le mani proprio per andare a creare una massa il più omogenea possibile. Adesso... Purtroppo. Adesso c'è questa. Adesso c'è questa, con le mani, con i piedi no, ma con le mani. Senti, quando... mi raccontavi di questo pane, pan, no? Intanto tramvai, questo pan tramvai, che davvero si vendeva, si dice, no? Anche col biglietto del treno. Sì. Tu andavi lì, prendevi il biglietto del treno e ti davano anche il biglietto del tram e poi, io come resto addirittura, raccontano, oppure chi se lo comprava. Oggi compriamo le barrette proteiche, questo sembra un po' come consistenza una di quelle barrette che mangiamo. Una barretta per quando, che ti fermava un po' lo stomaco e riuscivi, insomma, perché 2 ore e mezza di tram, insomma, un po'. Allora, andiamo con il burro, sono 150 grammi che facciamo assorbire molto lentamente e continuiamo ad impastare. Ci possono volere anche una decina di minuti a mano, quindi andiamo a far assorbire il burro e poi l'uvetta, che sono 660 grammi, buonissima tra l'altro. Non l'ho ammollata, non va ammollata perché poi verrà idratata con, diciamo, l'umidità dell'impasto. La possiamo aggiungere anche in 2 o 3 riprese. Cioè, la ricetta prevede che ci sia almeno il 40% di uvetta sul totale dell'impasto. Qui siamo a sopra 60. Okay. Quindi di più no, più di 660 grammi di uvetta per questo pane. Impastiamo tutto bene. Impastiamo tutto bene. E poi? L'importante è che sia non liscio ma omogeneo. Andiamo a fare la prima lievitazione a temperatura ambiente per circa 2 ore e mezza, vedi? È un impasto sempre molto fitto e che dobbiamo fare attenzione perché ci sarà una fermentazione, anche una piccola lievitazione, ma non la vedremo come negli impasti normali. Certo, guarda che bello. Perché è piena di uvette. Esatto. Poi andiamo a farci la nostra forma. Guarda, innanzitutto lo tagliamo a metà, facciamo 2 forme. Guarda, guardalo dentro che bello che è. No, vabbè. È proprio una cosa meravigliosa, proprio da vedere. Andiamo a schiacciarlo leggermente. Questa fase è importante perché... andiamo semplicemente a fare una piega, vedi? Andiamo a creare dei tronchetti. Io devo capire perché a me le uvette piacciono nel pane e non mi piacciono nel panettone. Perché è un incontro diverso. Cioè si mescola e quindi è proprio una questione È diverso, di proprio mix. Un'altra consistenza. Mi piace da morire nel pane, mi piace. Vabbè. Buonissime. Dopo la prima lievitazione di 2 ore e mezza, teglia. Canovaccio, facciamo proprio come si faceva una volta. Ah, quello che mi piace, sì, ho capito. Farina. Cosa fai. Chiusura sopra, sopra e andiamo a baciarli uno per uno. Questa cosa dello strofinaccio è molto comodo perché esatto, stanno uno vicino all'altro. E devono lievitare ancora. Esatto, abbiamo il burro, abbiamo l'uvetta, la maturazione deve essere lunga, andiamo 8 ore in frigorifero. In
così riusciamo a dare la consistenza che altrimenti non avremmo. E poi dopo 8 ore in frigorifero, vedi, avremo il nostro pane che è bello lievitato. Vedi? E anche bello freddo, E anche bello freddo, esattamente. Andiamo con, girando la parte sotto, mettendola sopra. Io non l'ho messo né con pellicola né niente, perché no, così, è vero, i canovacci lo aiutano. Cottura importantissima, le possiamo mettere due forme. Andiamo a preriscaldare il forno a 220 gradi per 20 minuti e poi abbassiamo il forno a 180 gradi per altri 20 minuti. 40 in tutto. Esatto, facciamo una cottura a caduta e molto molto lenta. E guarda, e adesso te lo voglio tagliare perché è una cosa meravigliosa. Allora, solitamente si può anche fare questo, prendere con un po' di zucchero a velo. Vabbè, e andare, ma questa a è una roba. Metterglielo sopra, è caldo, ma guarda, ti faccio vedere questo. Lorenzo, vuoi venire che ne porti un pezzetto ad Angela? Guarda qua. Ma guarda che meraviglia. Vabbè, ma è una cosa meravigliosa. Capite perché? Tram, biglietto e panino. Sta partendo il tram, vabbè, io lo mangio dopo, tanto ormai lo so. Ormai lo so che lo mangio.